chi si svoglia di mattina con un inguercibile sgatoscio. Che gli ingromma il cardio, siede stronco sul bordio del già e occhia il metrotempo, e occhia il metrotempo. Di poi si leva sfrantato, sfrecchiandosi le giuntole, slurfando. Slurfando! Professore! Slurfando, in bagorda sorbore di aria, sghiozza un lamento, mascio, mascio, di neretto poco dolce e mezzo freddo. Lo slaga, mezzo nel piattulo, mezzo nel marmore. Che sono questi? Puntini sospensivi. Ah. Va bene, abbiamo capito. Abbiamo capito. In appresso, suscitandosi, si scartoscia dal bugo. Bugo. Sì, è tutto un linguaggio nuovo. Praticamente vuol dire esce di casa. Balzellando nelle antaie sgranfolia in paccheggio mascio, mascio di sigarios, scavallando l'impetto col tabacchio. Però essere bastote come asseggio di Lavurio. Essere bastote? Però essere bastote come asseggio di Lavurio. Ci traduca questo, perché no, io non ho capito neppure il resto, ma comunque. Però può essere bastote come asseggio di Lavurio. Può essere bastante come assaggio di lavoro. E satisfa il cardio, rientrar in elevamotore, in elevamotore. Capito, ascensore, in elevamotore. Grazie. Nella mochettura conforto, ove mascio, mascio, agonar nella pigrozza. Pigrozza sarebbe il letto. Agonar nella pigrozia, sì. Infine al tramuntio e tripudiar la cena le cine. E via nottar lo sfumabuio e occhia il metrotempo. Disleva giorno come la tempazza di mai. Disleva giorno come la tempazza di mai. Molto bello. È leopardiana. Puntini sospensivi e finisce così. Molto bella, questa è una nuova vena. Una nuova vena che speriamo bello. Non prenda piede, se no, siamo bello. Rovinati. Questo farà abbassare il nostro indice di gradimento di perlomeno 20 punti. Basso di così. Arriveremo a 2, saremo veramente il programma migliore della RAI.